Torno in parte, piccolo comune dell'Aquilano, entra ufficialmente nel Guinness dei primati. A Torno in parte, infatti, c'è stata la polenta più lunga del mondo e i promotori ce l'hanno fatta ad entrare così nel Guinness dei primati. Una polenta lunga 153 metri e 20 centimetri. Con la gara che si è tenuta a Villa Grande di Torno in parte, con una grandissima spianatora che poi ha messo insieme tutte le comunità, tutte le frazioni di Torno in parte e tanti curiosi che hanno voluto assaggiarla. Le regole erano poche ma ferre, fissate dal Comitato dei Record Mondiali, una ricetta rigorosamente tradizionale, con divieto di usare ingredienti precotti o surgelati, una polenta che sia cucinata al momento da un team registrato di cuochi appassionati, il tutto sotto gli occhi attenti di un giudice imparziale e di due testimoni che si sono assicurati del corretto svolgimento della gara. Noi siamo responsabili dei primi 16 metri, e quindi partiremo a mettere la polenta in cottura alle mezzogiorno, all'una siamo pronti e usciremo con la prima cottura e porteremo la fine della polenta ai 16 metri come abbiamo stabilito. Ogni gruppo sarà responsabile dei propri 16 metri, quindi diciamo che in un arco di 10 minuti i 150 metri sono pronti. Soddisfatti i cuochi, ma ancor più soddisfatto il sindaco di Torno in parte, Giacomo Carnicelli, anche perché questa antica tradizione degli avi di Torno in parte, quella della polenta, piatto tipico della zona, ma non solo, chiaramente, è stato anche un modo per ritrovare tutte le comunità intorno ad uno stesso tavolo. E così Torno in parte si gode la festa e da oggi è anche su Wikipedia per questo piccolo grande primato. Un record che è fondamentale per Torno in parte perché non è solo un record. Per la prima volta tutte le frazioni di Torno in parte hanno lavorato insieme, le associazioni, i volontari, quindi tutti catalizzati da quest'idea di battere il record della polenta più lunga del mondo.